Eleonora chiese in grazia di ricevere la morte con le scure e non con l'accio. Ma l'aggiunta, che quasi per ironia osservava religiosamente le prerogative dei nobili del regno circa le formalità della morte, non accorse la domanda. Il 20 agosto del 1799, nella piazza del mercato di Napoli, fu impiccata Eleonora Pimentel Fonseca, giustiziata assieme ad altri 7 protagonisti della Repubblica Napoletana. Aveva 47 anni. Un bouquet di rose è stato deposto nella chiesa della Madonna del Carmine per onorare la memoria dei martiri della Repubblica Napoletana mandati a morte dalla giustizia borbonica. I filosofi napoletani erano riformisti. Erano repubblicani nel cuore, ma volevano le riforme. E quindi scesero in piazza, abolirono la plebe e fondarono la Repubblica Napoletana. La Repubblica Napoletana fu proclamata il 23 gennaio 1799, un mese dopo la fuga del re Ferdinando IV di Borbone a Palermo, che aveva abbandonato la città in una disperata anarchia. Gerardo Marotta ha ricordato che si trattò del primo caso nella storia di una repubblica dei filosofi, il governo ideale vagheggiato da Platone. È un salto nella modernità il 99, per la prima volta si diventa moderni. E il problema di Napoli è di trovare il momento in cui capi e popolo si muovono insieme. Non successe nel 99, come avete sentito, perché soprattutto gli strati più popolari erano all'inizio molto ovviamente lontani e refrattari. Gli ideali di uguaglianza e di libertà della Repubblica risultarono astratti e incomprensibili per buona parte del popolo. Il diffuso analfabetismo rendeva accessibile solo a pochi il Monitore Napoletano, il giornale diretto dalla Pimentel Fonseca che illustrava le attività di governo. Il 13 giugno l'armata del cardinale Ruffo irruppe in città e ottenne la capitolazione dei repubblicani. L'istinto monarchico nei napoletani è molto forte e c'è questo rapporto tra meridionali e istituto monarchico come dei figli nei confronti del padre. Forse un giorno sarà utile ricordare tutto questo, disse Eleonora citando un verso di Virgilio mentre si incamminava verso il patibolo. Quei martiri erano espressione di un pensiero, di una visione del mondo e di valori che sono di una straordinaria attualità. Da quel pensiero e da quei valori è nata la modernità, la storia contemporanea e pensiamo che attraverso la riscoperta, la riattualizzazione di quei valori vi sia la possibilità per uscire dalle gravi condizioni presenti del mondo contemporaneo, in cui il sonno della ragione sta di nuovo generando tanti mostri. Annunciata l'istituzione di un premio dedicato a Eleonora Pimentel Fonseca, che il 20 agosto di ogni anno sarà conferito a una giornalista impegnata sul tema dei diritti umani.